In questa terza domenica di novembre, giornata internazionale vittime da strada per il progetto On The Road, basta vittime da strada, per parlare con chi sulla strada quotidianamente testimonia con la propria presenza l'esigenza della sicurezza. Siamo con il Bruno, questa la dico a seguire perché non mi è piaciuta, ripartiamo, Bruno Burberi e basta voi, ok, quindi ok. Siamo con Bruno Burberi, responsabile di sicurezza e ambiente, e siamo con Veronica Diamilla, responsabile e referente delle relazioni esterne per la provincia di Rieti. Bruno, un'esperienza da raccontare, perché voi avete vissuto con vostri interventi diretti tante, tante tragedie. Tantissime purtroppo esperienze da raccontare. Molte volte noi siamo i primi ad arrivare sul luogo dell'incidente e ci piace testimoniare una cosa molto importante, che nonostante molti suggerimenti che andiamo a fare agli enti proprietari della strada, troppe volte ci troviamo a fare interventi dove già abbiamo fatto interventi e quindi evidentemente c'è un problema di fondo su quel particolare teatro. E ahimè, facevo prima in un mio intervento un parallelo con cantieri che vengono chiusi perché c'è solo magari un ferito, e strade che poi sono invece cantieri a cielo aperto e che rimangono a cielo aperto e senza mutamenti sostanziali in termini di sicurezza per tempi troppo lunghi. Certamente, l'esempio più importante di questo malcostume è che a seguito di un incidente stradale con purtroppo decessi, autostrade non chiude le corsie ma lascia il transito addirittura sulla stessa corsia di scorrimento. E con un ulteriore elemento di attenzione su quella che è la vostra mission. Cosa fa esattamente sicurezza e ambiente? Sicurezza Ambiente è nata nel 2006 per andare a porre ripristino alle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente, andando a rimuovere soprattutto un eventuale probabile pericolo che potrebbe provocare un successivo incidente sulla strada. Principalmente quindi ripristino delle matrici ambientali e assolutamente ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità. Le cosiddette strade della morte, la Salaria ahimè è una di quelle. Certamente, ce ne sono più d'una, la Salaria, la Romea, ce ne sono più d'una in Italia. Continuano ad essere strade della morte e non si capisce perché non venga affrontato il problema per poterlo risolvere, perché oggi le metodologie tecniche per poterlo risolvere ci sarebbero senz'altro. Messaggio forte e chiaro a Veronica, una giovanissima che si è trovata proiettata in questo mondo, ma con la forza della sua naturale passione sta vivendo in prima linea questa problematica. Cosa ti sentiresti di dire ai giovani di oggi? Beh, sicuramente ne parlavamo forse proprio qualche giorno fa con lei, professore, di quanti incidenti vengono causati per distrazione dall'uso, no, dei nuovi mezzi di comunicazione, smartphone, che sono ovviamente ormai un mezzo diciamo di utilizzo quotidiano e di cui veramente si riesce poco a fare a meno. Io quello che magari tenderei a dire è questo: che perdere anche magari qualche secondo per rispondere a un messaggio, una mail o appunto per vedere un messaggino può causare un danno irreparabile. Quindi magari ai miei coetanei e a me stessa, perché poi molte volte capita, no? Si è in macchina, io faccio per sicurezza ambiente un lavoro che mi porta a stare sempre in giro per i territori, perché giro tutta la provincia di Rieti e di Viterbo. Ecco, cerchiamo magari di leggere quel messaggio accostandoci lungo la strada e non guidando, perché questo potrebbe appunto essere una cosa da cui non si torna indietro. E con una riflessione a margine, proporre
con determinazione la mission di sicurezza ambiente, perché se un incidente è una cosa terribile, ancor più terribile è un incidente da incidente. Assolutamente, quello che diceva Bruno, appunto, molto spesso magari il fatto che una macchia d'olio di un incidente accaduto non viene magari rimossa, quello che invece fa sicurezza e ambiente con i propri mezzi certificati, brevettati, è quello di riportare la matrice statale a una sicurezza, perché una macchia d'olio appunto lasciata lì e non ripulita potrebbe essere la causa di un successivo incidente stradale. Quindi questo secondo me è uno dei motivi, delle mission fondamentali che sicurezza ambiente ha e che ci permette di lavorare con gli enti proprietari della strada, che appunto sono i comuni e le province del nostro territorio. Per On The Road basta vittime della strada, Bruno Burberi e Veronica Diamilla, sicurezza ambiente.